In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché quando essa verrà a mancare, vi accolgono nelle dimore eterne. Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto, e chi è disonesto nel poco è disonesto anche nel molto. Se dunque non siete stati fedeli nella disonesta ricchezza, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servo può servire a due padroni: odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a Mammona. I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si beffavano di lui. E gli disse: voi vi ritenete giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ciò che è esaltato tra gli uomini è cosa detestabile davanti a Dio. Parola del Signore. Per le parole del Santo Vangelo siano cancellati i nostri peccati. Il discorso di Gesù è molto chiaro e noi non possiamo sottacerlo, perché tradiremmo il Vangelo che ci viene proposto oggi. Il tema del Vangelo, come di tutta la liturgia, è normalmente posto nel versetto alleluiatico, quello che precede il Vangelo, dove è riportata la parola di Gesù: non potete servire a due padroni. Dove sono io, là sarà anche il mio servo, e il Padre mio lo onorerà. Ecco, non possiamo servire a due padroni. Questi due padroni sono identificati da Gesù in Dio e Mammona. Mammona viene personificato come il Dio della ricchezza, cioè o si è poveri con Cristo oppure si è ricchi con il mondo. O ci si affezionerà a Cristo e allora noi coltiveremo il distacco dal denaro come conseguenza, oppure noi ci affezioneremo al mondo e allora ameremo la ricchezza, che è il bene del mondo. È detto che il Dio di questo mondo è il denaro. Mammona è il Dio di questo mondo, a cui tutto obbedisce. Che Gesù parli della ricchezza materiale è chiaro nel Vangelo, ma il discorso si può estendere soltanto per estensione a qualunque bene a cui noi siamo attaccati: il piacere, la gloria, il successo. Però in maniera specifica Gesù attacca l'amore alla ricchezza, perché il luccichio dell'oro toglie la vista degli occhi a quelli che ci vedono, o fa venire la vista degli occhi a chi è cieco.
Gesù chiama la ricchezza sempre disonesta, perché non esiste una ricchezza onesta, nel senso che chi diventa ricco, ricchissimo, oppure ha ereditato molta roba o molto denaro, quel denaro accumulato è segno non tanto di lavoro onesto quanto di lavoro disonesto. Chi è molto molto ricco, generalmente, perché potrebbe anche andare bene per un lavoro intenso e indovinato, ma generalmente chi è molto molto ricco, chi in pochi giorni, in pochi mesi, in pochi anni diventa ricchissimo, dà segni manifesti che quella ricchezza non è stata accumulata giustamente. Chi lavora onestamente non diventa ricco immediatamente, per cui sotto la ricchezza che si manifesta è chiaro che c'è il maligno sotto, c'è il male, c'è la disonestà. Per questo Gesù chiama la ricchezza disonesta. Procuratevi amici con la disonesta ricchezza. Gesù dà una via di riscatto, cioè date la vostra disonesta ricchezza ai poveri, largite ai poveri la disonesta ricchezza, non attaccatevi alla disonesta ricchezza, è l'unica via di riscatto, e cioè staccarci dalla disonesta ricchezza e farne parte ai poveri, in modo da farci amici di Dio, perché gli amici di Dio sono i poveri. Gli amici di questo mondo sono i ricchi. Chi è ricco è potente, ha molti amici. L'amicizia di questo mondo si fonda in gran parte sulla ricchezza. Dove c'è molto denaro, lì si affollano gli uomini, si uniscono gli uomini. Gesù venne povero e disse: le volpi hanno le loro tane, gli uccelli i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove poggiare il capo. Però Gesù scelse la povertà, cioè la povertà non è stata una condizione in cui Gesù si venne a trovare, ma è stata una scelta volontaria, segno che il vero tesoro, il vero valore non è nella ricchezza, è nella povertà. Ecco i vocaboli che noi usiamo, i valori. Per valori noi intendiamo denaro, i valori. Il nostro linguaggio umano che usiamo riflette la mentalità nostra. Per noi i valori sono il denaro, le gioie, i gioielli, sono tutto ciò che è costoso, i gioielli, la gioia. Ecco la mentalità nostra che si esprime nel linguaggio. Per Dio i valori sono diversi, sono spirituali. Per Dio la gioia è un dono dello spirito. Per cui ci troviamo di fronte a due mentalità diverse, la mentalità mondana e la mentalità cristiana. Ora, se noi siamo di Cristo, dobbiamo veramente essere di Cristo e condividere la mentalità di Cristo e il sentire di Cristo e l'operare di Cristo. Altrimenti, soltanto di nome siamo di Cristo, ma la mentalità nostra non è di Cristo, il sentire nostro non è di Cristo e l'operare nostro non è di Cristo. Ora, il pensiero di Cristo è
proprio fondata sulla povertà, sul distacco, distacco dalle cose, distacco dalle cose terrene, distacco da noi stessi, nella povertà, perché l'unica ricchezza è Dio. L'unica ricchezza che noi possiamo vantare è lo Spirito di Dio, perché non siamo chiamati alla vita di questo mondo, siamo chiamati alla vita dello Spirito, all'altra dimensione. E allora cosa facciamo noi poveretti che siamo in questo mondo invischiati, noi che purtroppo dobbiamo trattare la pece e il carbone e facilmente ci imbrattiamo, perché dice la scrittura che tratta la pece si impiccia, cioè si imbratta, e chi tratta il carbone qualche cosa di nero resta in lui. E allora il Signore ci dà una via e dice: fate l'elemosina, liberatevi, distaccatevi. Questo vale in senso generale per tutti gli attaccamenti che noi abbiamo, ma in maniera particolare per il denaro. Altrimenti il Signore non ci affiderà la vera ricchezza, che è la ricchezza del cielo. Qui Gesù conclude che nessuno può servire a due padroni. Qui Gesù fissa la legge della incompatibilità. Incompatibilità. Non possiamo essere schiavi, essere a servizio di mammona, del denaro, ed essere servi di Dio. Sono due cose incompatibili. Chi vuole servire Dio non può servire a mammona, non può essere attaccato al denaro, non può guazzare nel denaro, ma se vuole diventare di Cristo deve liberarsi da ogni attaccamento al denaro e farsi amici di Dio, cioè fare agli amici di Dio quelle elargizioni che Dio vuole, perché questi amici di Dio intercedono per noi nel giorno del giudizio, perché il giudizio di Dio sarà severo. E se noi abbiamo degli amici che interporgono il loro buon ufficio, il buon Dio, a causa degli amici, per l'intercessione degli amici, per il bene che abbiamo fatto agli amici, ci perdonerà. Nessuno può servire Dio e mammona. Nessuno può trattare denaro, essere affezionato al denaro e poi servire Dio. Dio lo respinge. Non ha che a farsene di un uomo danaroso che è attaccato al proprio denaro. Chi ha molto denaro faccia elemosina ai poveri, si ricordi dei poveri e comunque sia distaccato dal suo denaro, perché il denaro crea nemici di Dio. Il denaro, siccome è come la pece che attacca, una volta che ci prende il cuore ci rende inabili all'amore di Dio, e chi non ha amore di Dio non può essere ammesso al regno celeste. Quando i farisei, per i quali Gesù parlava, sentirono questo discorso, cominciarono a guardarsi negli occhi: ma costui non capisce niente, non capisce che tutta la vita è denaro. Essi erano attaccati al denaro, avevano sì l'osservanza della legge che li proteggeva agli occhi di tutti, ma erano pieni di rapina, come dice Gesù, pieni di rapina, rapinavano, erano disonesti. E siccome erano attaccati al denaro, si beffavano di lui: ma costui di dove viene? Che cosa vuole dirci? Il denaro non si tocca, adagio. E si beffavano di lui.
Ed egli disse: voi vi ritenete giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ciò che è esaltato degli uomini, cioè la ricchezza, ciò che conta nel chi è senza pecunia, dicevano gli antichi, homo sine pecunia, imago mortis, l'uomo senza denaro, senza quattrini e l'immagine della morte. Siamo così in termini contrapposti, senza mistificazioni. Denaro fa così cozzo con l'amore di Dio. Il denaro è il simbolo di tutto ciò che è mondano e demoniaco. Per questo il Signore scelse la povertà, la scelse per sua madre, la scelse per suo padre putativo, la scelse per gli apostoli e comandò che chiunque volesse venire dietro a lui in maniera perfetta desse tutto ai poveri e poi lo seguisse, perché la povertà materiale è la condizione più adatta per servire il Signore. Questo è il discorso che ci fa Gesù. Siamo nel mese di novembre e commemoriamo i nostri cari morti, i quali scontano nel purgatorio le colpe commesse, cioè la colpa di peccati gravi è rimessa con l'assoluzione, ma la pena, il reato di pena, deve essere scontato o in questa vita o nell'altra. E allora il Signore, siccome nessuna cosa impura può entrare in cielo, concede a chi è morto in grazia sua di scontare nel purgatorio la pena. La pena si sconta o in questa vita oppure si sconta nell'altra vita, nel secolo futuro. Soltanto un peccato non si può scontare né in questo secolo né nel secolo futuro, il peccato contro lo Spirito Santo, ma tutti gli altri peccati possono essere scontati o in questo secolo o nel secolo futuro. Cioè noi possiamo scontare la pena dovuta al peccato o in questo mondo attraverso la penitenza, le prove che il buon Dio ci manda e che sono accettate volentieri da noi come sconto dei nostri peccati, o se non abbiamo il tempo o non abbiamo neanche la sorta del patimento, e allora verranno scontate questi peccati, cioè la pena del peccato, nel secolo futuro. Soltanto, vi dicevo, un peccato non è assolto né nella colpa e tantomeno nella pena, è il peccato contro lo Spirito Santo, ma tutti gli altri peccati vengono scontati, cioè vengono pagati alla giustizia di Dio nel reato di pena o in questa vita o nell'altra. Dobbiamo benedire Dio quando ci manda le pene in questo mondo, malattie, prove, perché queste prove sono a scomputo dei nostri peccati. O si patisce qua giù o si patisce dopo la morte, ma meglio patire qua giù, anche perché le pene che noi patiamo qua giù sono anche meritorie, cioè aumentano la nostra amicizia con Dio, aumentano lo stato di grazia, lo stato di santità, mentre le prove del purgatorio servono soltanto a scomputo dei peccati già commessi. Per cui noi abbiamo
così il purgatorio fatto in questa vita che da preferire all'altro purgatorio, perché già in questa vita le pene non sono così gravi come nell'altro mondo, dove saremo bruciati nel fuoco, dove patiremo per la lontananza da Dio, ma soprattutto perché in questo mondo le pene che noi soffriamo hanno un doppio valore: scomputo dei peccati passati e aumento dalla grazia di Dio della santità della nostra associazione a Cristo. Tutto questo serve per farci amare le pene che il Signore ci manda e di fare buon viso, diciamo, a cattivo gioco quando noi patiamo, e allora che noi ci associamo a Cristo, e allora che noi ci affidiamo, ma anche allora che noi scomputiamo i peccati commessi, cioè paghiamo la pena dei peccati già assolti. Poi ci sono i peccati veniali. I peccati veniali vengono pure rimessi in quanto alla colpa, ma la pena deve essere pure scontata. Ma possono anche non essere stati assolti in questa vita, perché non c'è stato sufficiente dolore, perché non ci siamo confessati, non abbiamo usato i sacramenti, i sacramentali. Ecco allora che anche il reato per i peccati veniali viene ad accumularsi alle pene che dobbiamo subire per i peccati gravi. E tutto questo avviene nella seconda dimensione, il purgatorio, dove si soffre. Soprattutto si soffre la pena del senso e la pena del danno. La pena del senso è, secondo la tradizione, secondo la dottrina della Chiesa, è una sofferenza in cui l'anima si trova, una grande sofferenza che viene espressa anche così materialmente in tante maniere, cioè il Signore in quelle radici cosiddette delle anime del purgatorio ci fa comprendere quanto un'anima soffre nell'aldilà prima di essere ammessa al cielo. Ma soprattutto è la pena del danno, cioè le anime del purgatorio sentono una grande, così, un grande desiderio di andare a Dio, perché liberi dal corpo, liberi dalle seduzioni del mondo, scorgono dove sta la verità, dove sta il vero amore, scorgono il vero valore della vita che è Dio, e si sentono portati verso Dio. Ora sono detenuti nelle fiamme del purgatorio, vengono impediti nel desiderio di andare al cielo, e questa privazione della visione celeste per loro è una grande pena, ed è questa pena che li purifica. Cerchiamo di non andare in purgatorio scontando le pene dovute ai nostri peccati qui in questa vita, ma aiutiamo le anime del purgatorio, soprattutto in questo mese di novembre, con i suffragi, perché sappiamo che noi, col nostro amore, con le nostre pene, con le nostre elemosine, con le nostre preghiere, sia con le opere penitenziali, possiamo giovare alle anime del purgatorio, ed esse ci saranno grati, perché noi così affrettiamo l'ora dell'uscita dal purgatorio e dell'ingresso in paradiso. Siamo in comunione con le anime del purgatorio, loro giovano a noi perché ottengono da Dio per noi tante grazie, ma noi aiutiamo le anime purganti perché sia affrettata l'ora del loro ingresso in cielo. Il mese di novembre è particolarmente dedicato ai nostri morti. Se amiamo i nostri morti, se amiamo il papà, la mamma, fratelli, sorelle, amici, conoscenti, il modo migliore per mostrare questo amore
e suffragarne, così offrire dei suffragi per la salvezza completa della loro anima, nel senso che le anime già al sicuro, perché sono in grazia, vengono ammesse al più presto alla Patria Celeste. Chiediamo però al Signore per noi questa mattina di affrettare per noi il purgatorio in questa vita e di non prolungare per noi il purgatorio nell'altra vita. Ecco perché quando vengono le prove dobbiamo accettarle con amore, perché è attraverso le prove che noi ci purifichiamo, e attraverso le malattie che noi ci purifichiamo. Allora siano benvenute le prove, benvenute le malattie, anche se noi soffriamo, anche che non sono grati a noi, perché attraverso le prove, attraverso le malattie, noi facciamo il purgatorio in questa vita e al momento della morte saremo pronti per entrare nella Patria Celeste. Questa Santa Messa è offerta alle anime del purgatorio per tutti i nostri cari. Voi potete fare le vostre intenzioni. Chi ha papà, mamma, fratelli, sorelle, bene, e per queste persone, per tutti voi che avete dei morti in famiglia, che noi offriamo questa Santa Messa. Il valore della Messa è infinito. Basterebbe una Messa sola per svuotare il purgatorio. Dio certamente non applica tutto il valore della Messa, perché altrimenti in una Messa sola sarebbe svuotato il purgatorio. Però preghiamo il buon Dio perché applichi i meriti di Cristo che sono nella Santa Messa per le anime dei defunti che sono a noi cari. E chiediamo al Signore di affrettare l'ora per i nostri cari, l'ora dell'ingresso in cielo, ed essi così aiutati da noi qui sulla terra, anche in questo momento, pregheranno il buon Dio perché ci dia quelle grazie necessarie per continuare il nostro cammino terreno. Amen. Ti supplichiamo, Signore nostro Dio, per Gesù, tuo Figlio, immolato per noi, per i meriti di Maria nostra Madre, per i meriti dei Santi. Ti preghiamo, Signore, di alleviare le nostre pene e di guarire le nostre malattie. Signore, tutti un po' siamo malati nell'animo e nel corpo, e ti chiediamo in questa Eucaristia che è offerta per la remissione dei nostri peccati ed è offerta per la remissione dei danni arrecati dal peccato, ti chiediamo, Signore, la guarigione spirituale e fisica di tutti noi. E questa è la prima intenzione che mettiamo qui ai tuoi piedi. E ti supplichiamo poi, oh Signore, per tutte quelle care persone che si raccomandano alle nostre preghiere, tante persone che soffrono, tante persone che in questo momento sono qui intenzionalmente, sono tutte queste intenzioni che noi ti offriamo, sia quelle raccolte attraverso i fogli che abbiamo presenti qui davanti ai nostri occhi, sia quelli che hanno deposto le loro suppliche nei cestini. Signore, noi ti offriamo tutte queste intenzioni, le offriamo a te, perché la tua misericordia scenda copiosa su tutti noi, perché la tua misericordia ci voglia guarire dalle nostre infermità, ci voglia liberare dai nostri mali, voglia attenuare le nostre sofferenze, e perché noi liberati, consolati, guariti da te, ti possiamo lodare e benedire.